Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, volevo andare avanti subito con il libro sul transurfing, il primo libro sul transurfing di Vadim Zelan, intitolato Lo spazio delle varianti, e precisamente parlarvi del capitolo Rituali magici. A conclusione di questo capitolo tratteremo un caso particolare della tecnica di sintonizzazione sulla frequenza dell'onda della fortuna. In situazioni diverse le persone tendono, a volte inconsciamente, a sintonizzarsi sulla frequenza dell'onda della fortuna. Per esempio, all'inizio di una giornata di lavoro i commercianti sono pronti a fare al primo avventore un prezzo di favore. Essi sentono intuitivamente che il primo cliente riveste una certa importanza per il futuro delle vendite. Serve come inizio della giornata di vendita. Nel linguaggio del transurfing, ciò significa sintonizzarsi sulla frequenza della linea di una vendita di successo. Concentrare semplicemente i propri pensieri su questo fatto è difficile. Il primo cliente infonde invece una fede e una speranza reali. Perciò la sintonizzazione avviene da sola. Il commerciante si assesta sull'onda di una vendita produttiva e così facendo emette energia mentale con parametri corrispondenti. È lui il primo a credere che la merce gli andrà via bene e gli basterà accennare questo fatto al cliente che quest'ultimo si troverà subito preso da questa emissione e comprerà con ubbidienza, convinto che quello sia il suo giorno fortunato. Ancora un altro esempio. I venditori al mercato utilizzano a volte un rituale magico originale. Toccano la propria merce con i soldi. Ovviamente questo gesto di per sé non ha nessuna forza, quindi di fatto non c'è nessuna magia. Tuttavia, se il venditore crede nella forza del rituale, questo li aiuterà a sintonizzarsi sulla frequenza della linea di una vendita efficace. La sintonizzazione avviene a livello inconscio. Con la ragione, l'uomo si rende conto solo del lato esteriore. Il rituale, in qualche modo, inspiegabilmente, funziona. Ed esso effettivamente funziona, ma non di per sé, bensì come requisito teatrale. Il ruolo più importante qui lo gioca l'energia mentale dell'attore. Per ogni professione, nelle varie situazioni, esiste una varietà di simili rituali magici. La gente crede a queste pratiche e le applica con successo per sintonizzarsi sulla frequenza di una linea favorevole della vita e cavalcare l'onda della fortuna. In linea di principio, non è importante in cosa creda la gente, della forza del rituale magico o nella sintonizzazione sulla frequenza delle linee. Capite da soli che l'importante è solo il risultato pratico. Bene amici, e per questo paragrafo piccolo è tutto, ma adesso andiamo a vedere effettivamente, facciamo un riepilogo di tutto questo capitolo. Vediamo un po' cosa abbiamo visto. Allora, l'onda della fortuna è una concentrazione di linee favorevoli nello spazio delle varianti. La cascata di successi segue solo se vi siete lasciati permeare dal primo successo. I pendoli distruttivi vi allontanano dall'onda della fortuna. Liberandovi dalla dipendenza dai pendoli, otterrete la libertà di scelta. Ricevendo e trasmettendo energia negativa, vi create un vostro inferno personale. Ricevendo e trasmettendo energia positiva, vi create un vostro paradiso personale. I vostri pensieri vi ritornano sempre indietro, come un boomerang. I pendoli non potranno spingervi giù dall'onda se avrete l'abitudine di ricordare. L'abitudine di ricordare è il frutto di una pratica sistematica. Bene amici, e per questo capitolo è tutto. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video perché incominceremo a parlare del capitolo quarto, cioè dell'equilibrio. Amici, non mi rimane che ricordarvi, se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video sul canale.
e ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo per il quarto capitolo di questo bellissimo libro. Ciao!